Emily! Mike, non abbiamo la chiave della funivia. Josh, ce l'ha lui. È sparito. È troppo tardi. Shh, silenzio! Potrebbe averlo portato giù nella miniera. Fermo, non muoverti. Porca troia, ma che cazzo! Prenderò la chiave dalla camera da letto di quel coso e poi porterò tutti quanti via da qui. Ehi! Cerchiamo di capire dove sta questo stronzo. Sai, mi domando quanto queste sedute ti siano davvero d'aiuto. Proprio non mi ascolti e la situazione sembra piuttosto incasinata. Ora devo proprio lasciarti, Josh. Finalmente hai capito che c'è molto più da temere. Dai sogni e dall'immaginazione malata di un piccolo moccioso viziato ed egocentrico. Avevi tante persone che tenevano a te, che volevano aiutarti. Ma ogni volta tu hai scelto di respingerle. E ora sei rimasto solo. Anche se a quanto pare non lo resterai a lungo. No, non sarai solo a lungo. Respira a fondo, Josh. Respira a fondo. Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie gameplay di Until Dawn. Allora, come sempre io ho aspettato tutta la sintesi e in questo caso questo breve filmato nel quale appunto c'era il nostro caro Dottor Hill. E ora niente, siamo nei panni di Josh e guardiamo un po' cosa succederà, anche perché la storia comincia, non dico a farsi interessante, però diciamo, almeno dal mio punto di vista comincia a essere, tra virgolette, un po' divertente, nel senso è abbastanza incasinata appunto, e quindi sono curioso di sapere cosa succederà. Allora, cosa c'ha lui? È diventato matto. No, lui ha perso il cervello, comunque. Se l'ha ancora perso, poi ci manca, ma siamo impazziti, Subito Dio, sì. Eravamo qua sotto. Mamma mia. No, di nuovo. Deve venire l'altra, lì. Tutte sole. Strano, beh. Ma ora sei con noi. La tua famiglia. State lontana da me! Andate via! Perché non ci hai salvate, Josh? Perché ci hai lasciato morire? Lo giuro! Cos'è? È boh. Cazzo è sto? Mega caccolone, no, qui c'è. Allora, maiale. Cosa c'è un mira? Ma che schifo. È buono. Ancora. Questo è quello che vuoi. Ma la merda, ma che schifo! Perché mi fate questo?
Lasciatemi in pace! Perché lo fate? Perché non ci hai salvati, Josh? Perché ci hai lasciato? Mamma mia, signore, ma qui sei? Meno male, vai. Detto pronti via subito di sto schifo via. Posso credere quella cosa fosse un... Si sta benino. Già, forse un minatore. Forse qualche dipendente del sanatorio. In quel posto accadevano così tante stranezze che non mi sorprenderebbe. Che stranezze? Qualcuno stava catturando i Wendigo. Li aveva bloccati coi legacci. Beh, ho visto cose brutte. Wow. Li avrò liberati quando ho fatto saltare tutto. Bella mossa. Sì, effettivamente. Comunque, a proposito di Beth e di Anna, no? Siccome me l'hanno fatto notare, dice che in realtà i corpi l'avevamo mai trovati. Quindi non si sa se loro erano ufficialmente morte, perlomeno, diciamo, in base a quello scherzo fatto a inizio gioco. Ora, per me erano morte, ma non saranno sbriciolate, erano cascate. Però non si sa mai, no, lo dico per correttezza, dato che forse magari c'è qualcun altro che non l'aveva capito come me. Sicuro? No, tanto per dire. Comunque, andiamo avanti. Dio. Boh. Ma cos'era? Gesù. Lei. Cazzo. No, guarda che robe. Quella testina poi. Hai visto? Allora cosa? All'estraneo. Infatti mi pareva familiare per la testa. Proprio ce l'hanno portato, vi. Oh. Oh mio Dio. Oh, no! Dai, Chad. Aspetta, aspetta. Un attimo. Forse ha visto qualcosa. Staccene molto lì. Ecco uno schizzo, un altro, eh. Ah, oh, no, è Josh. Non potete dirmi cosa fare! Ok. Mi fido di voi. Di fuori. Mi fai mettere i razzi, Josh, via. Sta delirando. Josh! Mike! Josh! Ascoltami! No, non colpirmi, ti prego. Beh, eri partito, amico. Paro beso, sì, oltretutto. Ora andiamocene da qui. Josh, senti, hai tu le chiavi della funivia? Sì. Ecco. Bene, ora puoi anche tornare a marcirvi da solo. Ciao, Josh. Vedi quella? È la nostra via d'uscita, forza. Sì, lo sa lei, così. Come vede un buo, una luce, allora così, la vedi uscita. Dirò agli altri che stiamo bene. Sì, ok. Tu e Josh tornate indietro, ci vediamo alla baita. Stai attenta. Anche tu. Bene, andiamo, figlio di puttana. Amen.
Ah, sì, scusami per prima. Credevo avessi ucciso Jess. Mi sbagliavo. Tanto però gliel'ha data, la botta. Occhio, okay. C'è il pelato nell'acqua. Vabbè, a parte loro lo sanno, frate, io sì. Addio. Eccolo. Parte 1 per sembra, però. Addio, no. 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 Cioè era Anna. No, brutto te. No, da chi c'è? Allora ci sei, budiulo. È dal 30 watt, non ti si vede. Al volo, te. Cioè, se dovrebbe essere spaccata una mano, però. Gesù, Jess, che ti è successo? Come fai a essere ancora viva? Ciao. In forma. Stanno succedendo cose strane. Buongiorno. C'è qualcuno che ce l'ha a morte con noi qui. Buongiorno. No. Cosa? Non è qualcuno, è qualcosa. Jess, hai avuto una brutta... È vero, Matt è all'unico che ancora non sa una sega. Sei confusa? No, io te lo assicuro. Va tutto bene. Non volevo spaventarti. Oh, Dio. Riesci a muoverti? Sì. Andiamo, Jess. Che l'ossa di Anna di prima a me m'ha parecchio, tra virgolette, no, traumatizzato, scioccato. Ti levi, muoio, Jess. Una sorta di crollo. Devo vedere, eh? Sono stata io. Cosa? No, perché io da quel, cioè, a parte il fatto che pensavo fosse morta, e poi questo lo dire da ignorantone, cioè questi Wendigo è una maledizione, nel senso che è gente morta che però c'ha questa maledizione e quindi diventa così. No, non l'ho capito sinceramente. Che sai, a volte mentre il gioco va, se io ci parlo sopra, a volte non leggo e purtroppo non capisco determinate cose. E quindi non capisco come faccia essere Anna, cioè nel senso, o non è morta prima, cioè all'inizio del video, è successo qualcosa, o è morta e c'è, cioè, questa maledizione, beh. Non l'ho capita, beh, vabbè, andiamo avanti. Questo di fatto è quella, del tatuaggio, sembrava Anna, né? Addio. No, scappa, questa volta si scappa. Jess, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Ma da Borsi, è morta anche lei. No. No, la merda, ma che schifo. Sì, ma, boh, da non morire nessuno, oramai hanno tutti, ma così. Boia, canide. Cioè, mi devo nascondere per farla morire. Sfonda. Altra vediamo anche Matt. Tanto ormai. Posh manca. Almeno. Sembrerebbe.
Cioè, Wendigo coglione. Boh. Se guarda da tutte le parti, una guardata a destra, vabbè. Ora vai, dove chi siamo? Sam. Toh, Sam, vai, l'ho azzeccato. Certo. Intorno, vai. Cioè, ma se io sbaglio tasto, lei si casca di sotto e si sbriciola, fammi capire. Via, andiamo. Hai riborda nell'acqua. Non andarci mai, ora andarci sempre. Vabbè. Addio. Addio, vada pozzi. Vai, maledetta la miseria di... Eccoci qui, boom. Chiuso. Ehi, c'è nessuno. Per forza, aprite! Ragazzi, ma ci siete? Fatemi entrare! Chi ci deve essere? Sam. No. Mike. Lui gonfio come la merda. Aspetto terribile. E peggiorerà se non ce ne andiamo. Forza. Ah, ma questa non è la, diciamo, la sina di Chris. Sì, di Josh. L'ho preso. Infatti non mi tornava perché diceva aprite ragazzi, ma c'è nessuno, né? È regola. Ai ai. Cosa dobbiamo fare? Il seminterrato. Forse là c'è qualcuno. No, è la casa di Josh. Boh, va bene, andiamo avanti, guarda. Se mi sto a perdere in questi dettagli, maledetta. Sì, è quella di Josh. Ne. A regola. Secondo.
te riusciremo a cavarcela. Cerco di non pensarci. Via da qui, forza, via, via, via! Allora, rieccoli, sono sempre vivi. Segui. Non mi hai fatto ridere, sono arrivati così, via, così. Erano tutti fermi. Ma la merda. Muoverti. Non muovere un muscolo. Quella lucina di merda. Via fermi, eh. Già anche prima ce l'ho fatta. Si ammazza una vicenda. Un po' di mongoloidi. Aio, Mike MacGyver. Vedano. Oh, yeah. Aia, fermi, eh. Ti fermi. Salva Mike, via! Ehi! Secondo me puzza lui. Boh, gli è sfiatata di sì nel viso. Corre all'interruttore, se si fa? Corre all'interruttore, gli importa una sega. Poia. Oh, lui è morto anche Mike, allora. Ah, è un altro. Beh, puzza di pollo ci deve essere lì. Contatto, la struttura principale è distrutta. Passo. Aspetta, vedo qualcosa. Sembra ci siano superstiti. Non mi dica che finisce sia. No, per davvero. Cazzo! No, non ci vuole rete. Tutto per davvero, sì. No, non sono morti, vedrai no. Ah, ci sono ancora il decesso. Dai, è finito per davvero, sì. Ma io non lo sapevo fosse l'ultimo episodio. Cioè, l'ultimo capitolo. Dai, de. Boh, provo a far scorrere questi titoli, questi riconoscimenti. Ma scoppia la testa di così, schiocchiti! Il vecchio, io...
Non saprei descriverlo, sinceramente. Hai detto che credevi che vi osservasse. Qualcun altro aveva questa sensazione? Beh, sì, ma... È possibile siano stati loro a ucciderlo? Cosa? No, 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 voi non capite, voi non... Se ti ha assalito? Lui mi ha salvato la vita. E io l'ho visto morire. Silenzio, ragazzi, eccola la troia. Davanti al mio viso, proprio qui, davanti al mio naso, avrebbe potuto sparare. Lo ha quasi fatto. Cioè, ma Matt... con qualcuno per tanto tempo e pensi di conoscerlo e poi capisci quanto ti sbagliavi. Ero proprio là. Eccolo. Avrei dovuto fare qualcosa. Io ho tentato di fare qualcosa. Non ce l'ho fatta. Pensavo che fossimo uniti. Dopo la scomparsa delle sorelle era venuto a parlarmi. Diceva che solo io potevo capirlo. Pensavo ci fosse un legame fra noi. Se ne vuoi parlare con qualcuno? Sto bene. Certe volte, dopo un'esperienza traumatica... Ho detto che sto bene. Perché hai colpito Josh? Si stava comportando come un pazzo e io... dovevo farlo smettere. Non avevi detto che era legato? Sì, ma... Ok, ok. Ok. So che suona male. Ma voi non capite. Stava cercando di ingannarci tutti. Dov'è Matt? Sta bene? Lo stanno ancora curando? Sono un po' preoccupata perché... Beh, sono la sua ragazza. Glielo ha detto, cioè probabilmente per un paio di minuti non l'ha pensato, ma sa che io ci tengo davvero molto a lui. Lo sa, ha detto che lo sa, vero? Mike è morto per colpa mia. Non avrei dovuto muovermi, ma l'ho fatto. E mi ha salvato. Perciò è morto per colpa mia. Esagerata, de. Dovete ascoltarmi. Non mi importa se mi credete o meno. Prima o poi lo farete. Dovete scendere nelle miniere. Cosa? Sì, così mai erano anche loro. Io ho visto cosa c'è là sotto. E vorrei non averlo mai fatto. Se premo X, cioè ci sono altri filmatini sì. No, musina, pigio, dai. Sperando di non aver saltato niente, via, eccoci via. Ragazzi, io non lo sapevo. No, evidentemente, è così. Questo era l'ultimo episodio mio e proprio appunto l'ultimo capitolo del gioco. Quindi niente, la serie gameplay di Until Dawn finisce qua. Sinceramente, come ho detto prima, non pensavo... appunto che questa era la fine. Fra l'altro non pensavo nemmeno di far morire tutti così nel giro dell'ultimo episodio, cioè ne sono schiantati un po' nemmeno avanti e niente. Questa comunque è stata, diciamo, la mia, parlando del gioco chiaramente, la mia storia, la mia avventura, cioè me la sono giocata così. A volte, diciamo, cioè a volte, sempre, perché alla fine io quando sono morti i personaggi, cioè io l'ho fatto involontariamente, non è che di proposito ho detto va bene vai sto fermo, tipo quando c'erano non muoverti, non è che mi sono mosso per farle morire, per farle scoppiare. È andata così, mi dispiace perché non volevo fare tutte queste strage B. Cioè vi dico la verità, dato che è un gioco, almeno uno volevo vedere, cioè che schiantava. Però dimmi a tutti, cioè un po' mi dispiace. Perché poi fra l'altro se magari dottori la ragione con questi pensieri vedi, ma cioè vuol dire che sono psicopati. Vabbè, comunque, no, a parte gli scherzi, niente, la serie finisce qui. Spero che un dio vi siate divertiti, perché alla fine di divertimento c'è stato veramente niente. E niente, dai, però spero solamente che, seppur questa serie di gameplay è stata fatta a quanto ormai che è uscito il gioco, 3 mesi, 2 mesi, insomma
questa distanza qua. Spero comunque che per chi l'avesse vista, che non lo so, sia stata tra virgolette no divertente, però insomma che l'abbia trovata interessante. E niente, quindi boh, arrivo alla conclusione. Quindi, come sempre, vi ringrazio per la visualizzazione. Brutto sbagliare le conclusioni all'inizio. Allora, cioè, le conclusioni dell'ultimo episodio. Allora, vi ringrazio per la visualizzazione. E poi vi ricordo le ormai tre cosine da fare, sempre se volete. Allora, mettete un bel mi piace al video. Vai, se mi fate contento, condividetelo, magari non so, qualcuno non ha visto la fine, o perlomeno non ha visto la fine con tot morti. Ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché? Perché così facendo potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti i video inerenti a questa serie qua, anche se ormai è finita. E niente, via, finita così. Dio monadi, mi dispiace perché non ero pronto cioè non pensavo fosse questo l'ultimo episodio. E speravo sinceramente andasse avanti parecchio, almeno altri due o tre episodi, perché cioè, mi è garbata la storia del gioco, anche se il finale comunque rende veramente poco. Vabbè, insomma, e l'ultima cosa poi vi lascio. Spero spero vivamente di ritrovarvi. Chiaramente si dice così virtualmente, in un'eventuale nuova serie di gameplay che potrò fare in futuro. Chiaramente non assicuro niente, però niente, via, dai, finisce, via, vai, sennò vado a fare lunghe. Quindi niente, ci vediamo al prossimo episodio, al prossimo video, qualsiasi video sarà, eh? Vai, ciao a tutti, grazie ancora.